Al via la sperimentazione nel comune di Teramo della segnaletica per la realizzazione delle corsie ciclabili all'interno delle sedi stradali, come previste dal decreto rilancio, per unire il quartiere Cona e il suo polo scolastico con Piazza Garibaldi e quindi con l'area pedonale del centro storico. Non una pista ciclabile struttura con cordoli e segnaletica verticale come soliti utilizzare, ma di una corsia come strumento di condivisione dello spazio stradale, che permetterà ai cittadini che si spostano in bici di vivere la strada in armonia, evidenziando con segnaletica orizzontale, strisce tratteggiate e simbolo della bicicletta una percorrenza ciclistica privilegiata. Un'iniziativa che ha scaturito sui social diverse critiche, mentre è stata accolta in maniera favorevole dalla FIAB Teramo, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta. Non sono piste, ma sono corsie ciclabili e la definizione non è di poco conto, perché la pista ciclabile è un percorso unicamente utilizzato dai ciclisti, spesso protetto da un cordolo, mentre la corsia ciclabile è la parte della carreggiata che è utilizzata prioritariamente dai ciclisti, ma può essere utilizzata anche dai mezzi motorizzati. Lo prevede una norma inserita da pochi mesi nel codice della strada, quindi il Comune di Teramo non ha fatto altro che applicare la norma. È chiaro che gli automobilisti non sono abituati, io proporrei anche un richiamo quinquennale dell'esame della patente perché spesso le nuove norme non sono conosciute, non sono abituati, non comprendono che il ciclista e il pedone sono utenti della strada e hanno pari diritti dell'automobilista, automobilista che spesso è anche pedone e ciclista, e quindi vorrebbero un'esclusività della sede stradale che esiste solo sulle autostrade. Nelle autostrade non ci sono incidenti su pedoni e ciclisti, perché non ci possono passare. Vogliamo una città a misura di persone, abbiamo criticato la zona di Cartecchio dove non ci si può arrivare a piedi o in sicurezza in bicicletta. Adesso che il Comune fa un'azione prevista dalle norme a favore dei ciclisti, non capisco le critiche, si può fare sempre meglio sicuramente, ma è un primo passo che va apprezzato e non criticato.